Ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, oggi, come noterete dal titolo e come noterete da questa persona, vi presenterò mia sorella Mirella, che è sempre stata, non si è mai voluta fare vedere, però adesso ha deciso di mostrarsi al pubblico e al mondo dei social. Non è vero, mi ha obbligata. Sì, vabbè, quando mai, non è vero, raga, non è vero. Sì, invece, comunque, piacere, così, sono la sua versione bella. Vabbè, iniziamo con le domande. E appunto, sbrigati che non sopporto più. Nome. Brunella. Mirella. Età. 16. Non si chiede età di una donna. Sport. Danza. Mi trucco. Scemo, mi chiamo sport. Sì, invece. C'ho un sacco di tempo, lo so che tu non sei capace, tesoro, lo so che vorresti essere capace. Perché poi che palle tutte le cose che fa lei in aria. Sai stare da sola? Io adoro stare da sola, cioè mi trovo bene, a volte parlo proprio da sola. Bella scusa, solo perché non ti si fila nessuno. Io amo essere cercata dalle persone che mi vogliono bene. Sì, solo perché ti piace stare al centro dell'attenzione, non te le che fai. Un suo pregio. Che sempre fuori, non la vedo mai. Ah, la libertà, che bello, raga, non avete idea. Non la vedo mai, quando sto fuori casa. Allora, un pregio è che ha talmente tanti difetti, no? Che è una cosa, che è un pregio avere tanti difetti. Cioè ci vuole l'arte a fare quello che fai tu, non so se te ne rendi conto. Sì, ti piacerebbe essere un minimo come me, ma tanto perdici le speranze perché sono unica e inimitabile. Sì. Una cosa che odi di lei. Non è che la odio, è che non riesco a capire la sua presenza in questo mondo. Cioè, poi parla, bla 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 bla, non sta mai zitta. Guarda, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Evitiamo perché sennò qua finisce male. Essere o apparire? Essere, apparire. Figurati. Qualcosa che odi? Le persone incoerenti. Quelle che dicono una cosa e poi fanno completamente l'opposto. Odio le persone che urlano la mattina. Odio le persone che urlano. Odio le persone. No vabbè, a parte gli scherzi. Odio la gente che non si sa vestire e che non ha stile. Davvero mi fanno venire i nervi. Ma sei seria? Sì? Tuta o vestito? Tuta. Ecco appunto, vestito senza ombra di dubbio. Tre cose che guardi in un ragazzo. La dolcezza, la simpatia e gli occhi. Deve essere ricco, ricco e... ricco? Intelligente, no? Un minimo, no? Guarda tesoro, già basto io e avanzo anche l'intelligenza nella coppia. Sei mai stata tradita da qualcuno a cui tenevi? Sì, però raga, fatevi forza perché alla fine cioè, si superano tante cose, si supera pure questa. No, semmai ho tradito io, ma comunque sono loro che vanno a perderci, figuriamoci. Scegli una canzone. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio. Trappando come Pablo, porta la tua tipa al tavolo, mi conosci sono il diablo. No, io con te non hablo. No, no. Citazione. Io non insulto le persone, le descrivo. Prendi fiato e ricomincia. Guarda, mi stai facendo proprio commuovere, guarda, la vedi la lacrimuccia, no? Avete mai litigato per un ragazzo? No, perché quelle a cui piaccio io non può piacere lei. E tu sei sicura di questa cosa, sì? Sì. No, te lo sei dimenticato Paolo? Che ti disse? Pensavo fosse un'altra persona, quindi? Dopo facciamo i conti. Mo sei zitta. Vi scambiano mai? Sì, in solito sì, però soprattutto con le voci. Solo con le voci, amore, siamo completamente diverse. Ma per fortuna? Guarda, per una volta sono d'accordo con te. Quali difetti cambieresti per un'altra persona? Allora, io sarei un po' più dolce e un po' meno razionale, forse. Stringerei un po' qua, tirerei un pochino qua. Basta, no? Hai mai frenzonato qualcuno? Qualche volta è capitato, sì. Dal più recente o dal più giovane? Segui il calcio?
No, mai e poi mai. Cioè, quattro gatti che corrono dietro a un pallone e vengono anche pagati per farlo? No, mai e poi mai. No. Sì, cioè, non ne capisco tanto, però mi piace vedere le partite. Ecco, la dimostrazione della tua maturità. Ma che c'è zicca? Ti piacciono i ragazzi romantici? Sì, ma non troppo. Nel giusto. Il diabete. Chi è la più matura? Io. Ma stai zitto per favore, io senza ombra di dubbio. Sì, ma parla quella che se non ha un capello fuori posto non esce di casa. Tesoro, è stile. Quella cosa che tu non avrai mai. Impara. Bene ragazzi, il video finisce qui. Ancora una volta a me, vai, vai via. So. Raga, ora vi lascio a lei perché sennò finisce male e le spacco la faccia, eh. Mua, ciao, ciao. Bene, sfigati, così, come chiamate. Il video finisce qui, spero che si dica così, non lo so, non mi interessa, mettete un like a quella sfigata, se no ci rimane pure male. E commentate, scrivetevi, fate quello che volete, tanto non è che mi interessa per più di tanto. E un bacino, ciao, che figata fare queste cose, però come si spenta? Oh, ciao.